Amici, buongiorno, bentrovati. Oggi è il day after della partita con il Liverpool, il nostro debutto in Champions League. È inutile girarci intorno, una partita che è stata disastrosa, che è stata un modo per mettere a nudo tutta una serie di enormi problemi che su questo canale vengono denunciati da tantissimo tempo e di cui così tardivamente non soltanto gli altri commentatori del Milan sembrano incredibilmente accorgersene adesso che siamo al 18 di settembre, quando queste cose venivano dette a maggio, venivano dette a giugno, venivano dette a luglio, venivano dette ad agosto, con il mercato aperto, con la possibilità di risolvere, con la possibilità di mettere mano, con la possibilità di mettere una pezza e con la possibilità addirittura neanche di mettere delle pezze, ma semplicemente di indirizzare in tutt'altra maniera il corso di questa stagione. Arriviamo tragicamente al 17 di settembre, che è stata la data della partita di ieri, con una presa di coscienza e soprattutto delle prese di posizione incoscienti di un nostro, neanche un nostro dirigente fondamentalmente, di un dirigente di Redbird o comunque di un senior advisor di Redbird come Ibrahimovic, che si rende protagonista, credo, di una delle più imbarazzanti serie di dichiarazioni senza né capo né coda, ma soprattutto senza alcuna modestia, senza alcun tipo di senso logico e soprattutto di contesto. Perché ho cercato di pensare, ma in quale altra squadra, in quale altra società di vertice europeo? Parlo proprio di blasone, perché vedete, non contano i risultati. Quando hai la storia dalla tua, quando hai una tradizione che ti raffigura, che ti descrive e che è sempre stato il tuo modo di relazionarti, cioè quello stile, e non puoi, anche se sei in Serie B, anche se sei in Serie C, cambiarlo e modificarlo e lasciare che un gonzo come Ibrahimovic, e sto usando il termine che fa rima per onzo più civile possibile, possa insultarla con delle dichiarazioni simili. Dichiarazioni non solo scomposte, ma anche gravi da ascoltare. Il leone che torna. Ci manca solo il leone dentro il circo del Milan. Beh, forse in questo tipo di circo, quel tipo di leone ci sta molto bene. Ma chi è il domatore allora del leone? Chi è che dice e che detta la linea guida? Chi è che dice come ci si possa comportare in queste sedi istituzionali? Chi è che spiega a un uomo che non è più il guascone in campo, il ganasse in campo, ma che deve essere il dirigente, come ci si comporta? Una linea di condotta, perché tutto quello che abbiamo visto uscire e abbiamo sentito uscire dalla bocca o dai social o dagli atteggiamenti, dai comportamenti di questo ignobile personaggio, questa bandiera di se stesso, questa figura grottesca che non rappresenta e non dovrebbe mai rappresentare il Milan. Ecco, ieri tra l'altro con il fato di andare a fare queste dichiarazioni per essere poi non smentito, ma preso a schiaffi dal campo. Preso completamente a schiaffi dal campo. Il suo Milan, il Milan dove lui comanda. Questo è il Milan dove Ibrahimovic comanda, dove lui è il capo, io sono il boss. Ma in realtà adesso chi mette mano a questo patatrac, a questo pasticcio? E soprattutto mi chiedo un'altra cosa, ma in questa squadra di dove servirebbe umiltà e invece vediamo soltanto modestia nella qualità dei giocatori, la vediamo purtroppo nei mismatch, nell'essere totalmente squilibrati nel momento in cui si alza l'asticella. Ma dov'è la nostra asticella? Dove è stata messa l'asticella del Milan? O meglio, nelle parole, nelle dichiarazioni altrettanto fuori luogo, che parlano di scudetto, di terze stelle, che continuano a parlare di scudetto in una maniera secondo me impropria, perché non c'è realismo in tutto questo, c'è soltanto il fumo negli occhi di vendere questa sorta di Italia in miniatura per la cosa vera.
E noi siamo una sorta di Milan in miniatura, perché siamo dei nani nei confronti di chi alza inevitabilmente l'asticella e va avanti per la propria strada. Perché il Milan non si è mai non si è mai ridimensionato dall'ultima finale del 2007, anzi, ha continuato la sua storia, ha continuato a vincere, ha continuato a essere forte e a rimanere ai vertici del calcio mondiale. Noi siamo completamente spariti, noi siamo la nobile decaduta, e adesso questa nobile decaduta sta in mano a un marchese del Grillo come Ibrahimovic, cioè questo è vergognoso. Ma dov'è la nostra asticella? Abbiamo capito che noi contro il Venezia possiamo giocare. Anzi, contro il Venezia noi possiamo stravincere. Ma cosa possiamo fare contro l'Inter? Cosa possiamo fare contro il Napoli, la Juventus? Cosa succederà quando affronteremo la Roma, la Lazio, le altre squadre? Qual è il nostro livello? Una squadra costruita in questa maniera delirante, senza capo né coda, dove tutti lo stanno dicendo, ogni ex allenatore, che sia Capello, che siano esperti come Boban, che ieri ha umiliato, ha mangiato in testa al nostro Fonseca, che rispetta l'opinione di tutti, ma non sa rispondere mai a nulla e non risponde mai a tono a nulla. È un circo il nostro. Siamo diventati ufficialmente un circo. Qual è il nostro livello? Che cosa dobbiamo temere? E soprattutto, contestare la squadra è la cosa giusta da fare? Cioè, in questo contesto continuiamo ad avere l'espressione del tifo organizzato che contesta la squadra come se fosse colpa loro quella di essere semplicemente dei giocatori inadeguati per essere il Milan? Non avere carattere? Non avere un leader? Avere dei problemi nel non avere giocatori italiani e leader italiani quando i leader li avevamo in campo e siano stati mandati via tutti dal primo all'ultimo? Quando per fare 20 euro stavamo mandando via chiunque, compreso Bennacer, che è un giocatore cruciale per il nostro gioco, non perché sia il più forte di tutti, ma perché Bennacer rappresenta un unicum che nel nostro assetto è fondamentale nel momento in cui vuoi giocare con Fofana. Ma non voglio entrare nei discorsi tattici, perché tanto non c'entrano neanche loro nei discorsi tattici. Ma in tutto questo delirio andate a prendervela con la squadra? Sarebbe stato sbagliato prendersela anche, per esempio, non so, con Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è un errore di chi ce lo ha messo. Allora, i responsabili e i colpevoli, iniziateli a stanare anche voi. Anzi, iniziate a dimostrare di avere capito chi sono veramente i responsabili. Le contestazioni non si fanno allo stadio. Le contestazioni si fanno di fronte a casa Milan, dove ci sono gli occupanti e i lavoratori del quarto piano. Lì si va a fare le contestazioni. Non a quei poveri scappati di casa che abbiamo in campo e che Fonseca è costretto a schierare, che Fonseca è un altro messo lì, purtroppo, da qualcuno. È tutta inadeguatezza, è tutta modestia, quella che manca a Ibrahimovic. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.